Ringrazio Giovanni Sasso di questa di questa eccessiva presentazione e comincerò col spiegarvi che cosa io non sono, perché sembra che io sia una sorta di tuttologo che sa tutto, no? Io non so tutto e fra le cose, moltissime cose che non sono uno storico delle immagini. Sono uno storico dei testi scritti, sono uno storico dei testi letterari, ma non sono uno storico delle immagini. Quindi la domanda è cosa ci faccio qui? Ci faccio qui che il dottor Sasso mi ha invitato e siccome sono una persona un po' sconsiderata che ama le sfide, ho detto ma perché no? Vado a parlare anche io un po' di queste immagini. Ma escludendo dal mio discorso tutto quello che ha a che fare con la storia dell'arte in senso stretto, quindi problemi di attribuzione, problemi di cronologia, problemi di confronti stilistici, eccetera. Quindi diciamo che io vi proporrò un discorso sui sistemi alimentari del Medioevo, cercando di collegarlo con questa fonte molto particolare che è l'iconografia del ciclo dei mesi, che è un tipo di iconografia molto, molto diffusa nell'Italia e in altri paesi medievali e poi vediamo come va a finire, se vi divertite sono contento. E vorrei partire ricordando una definizione del Medioevo che dava uno storico importante, si chiamava Giovanni Tabacco, forse qualcuno di voi lo ha sentito nominare. Ora Tabacco definiva il Medioevo sintesi romano-barbarica. Questa era un'espressione nell'ottica di Giovanni Tabacco, studioso delle istituzioni, relativa soprattutto alla realtà politica. Ma anche quando parliamo di cibo, questa espressione funziona. Funziona nel senso che il sistema alimentare del Medioevo si costruisce attraverso un processo di sintesi, appunto, di contaminazione fra il modello alimentare romano e il modello alimentare barbarico, intendendo per modello qualcosa che ha a che fare con l'economia ma anche con la cultura. Credo che nulla come l'alimentazione studiata dal punto di vista storico, dal punto di vista anche attuale, sia un oggetto che necessariamente tiene insieme il livello materiale e il livello mentale, cioè non c'è nulla che noi possiamo capire della storia dell'alimentazione se non consideriamo contestualmente le pratiche e le idee, pratiche che nascono da idee e idee che producono pratiche. Quindi cosa significa modello romano? Modello romano significa l'idea che la pratica agricola e i cibi che ne derivano sono il principale segno di civiltà. L'uomo è civile in quanto agricoltore. Questa ovviamente è una pratica economica, ma è anche un'idea. Modello barbarico cosa significa? Significa un sistema economico e culturale dove l'uso del bosco, l'uso della foresta, l'uso dell'incolto attraverso la caccia, la raccolta, l'allevamento brado, costituiscono la principale fonte di sostentamento e il nucleo identitario di un modello alimentare. Detto questo, vi cito una frase di Georges Duby, altro grande medievista che forse alcuni di voi conoscono. Fu proprio dalla fusione di questi due sistemi di produzione che finalmente nacque quello caratteristico dell'Occidente medievale. Georges Duby scrive queste cose nel 1973, in un libro che si intitolava Le origini dell'economia europea. E lo cito non per sfoggio bibliografico, ma perché proprio dalla lettura di queste pagine io trassi all'inizio della mia carriera di studioso, siamo quindi agli inizi degli anni 70, sono ormai quanto fa? 50 anni, qualcosa del genere.
alcune suggestioni fondamentali che poi hanno indirizzato il mio lavoro di ricerca. L'idea che la collisione tra mondo romano e mondo barbarico sia stata anche uno scontro di tradizioni alimentari sensibilmente diverse. Questa frase che vi ho citato è di Duby. La prima, cioè la tradizione alimentare romana, fondata sul lavoro della terra e sui frutti dell'addomesticamento. La seconda sull'uso della foresta e delle risorse selvatiche. E che fra queste due opzioni, che sono opzioni ideologiche prima ancora che produttive, si realizzi infine una sintesi sul lungo periodo, questa sintesi romano-barbarica di cui parla anche Tabacco su altri piani. Ecco, questa è un'idea che prima di Duby nessuno aveva espresso. Io ho piacere di citare questo storico perché ci sono cose che uno incontra mentre legge, mentre studia, mentre ricerca, che poi ti segnano in maniera più forte che di altre cose. Ora, ripensando al mio lavoro fatto in tutti questi decenni, mi rendo conto che la lettura di queste pagine di Duby mi ha profondamente segnato. E da questo processo di sintesi, di contaminazione, da questa economia medievale che non è più solo agricola né solo silvopastorale, ma, come la definisce Duby, agro-silvopastorale, derivano la ricchezza, la varietà di una cultura alimentare e gastronomica alla fine, che contraddistingue da allora in poi fino a oggi l'Europa. Se c'è qualcosa che contraddistingue la storia alimentare del nostro continente, o se vogliamo restringere ancora di più del nostro paese, è l'estrema varietà, ricchezza di opzioni che sono possibili. E a questo processo di contaminazione contribuisce anche il cristianesimo. Discorso che potremmo però anche rovesciare, nel senso che anche il cristianesimo, che diventa la religione dominante del Medioevo, viene segnato da questo processo di contaminazione, nel senso che il pane e il vino, alimenti sacri dei cristiani, inutile che vi spieghi perché, ripropongono un modello che già era stato tipico della cultura romana. La cultura alimentare romana è estremamente varia, ma ha i suoi elementi identitari nel pane e nel vino. Prodotti costruiti dall'uomo, in questo senso segni di civiltà. Da parte sua, l'economia del bosco trova nel Medioevo una spettacolare affermazione nell'uso di misurare il bosco in maiali, il che è una pratica economica evidentemente, ma anche una visione del mondo, una visione della natura, una visione dell'ambiente. Ora, il maiale era presente evidentemente anche nella tradizione romana, non è che i romani non conoscessero il maiale, ma solo nel Medioevo, con la diffusione della cultura barbarica, il maiale diventa centrale nel modo di produrre, di guardare, di intendere il paesaggio. Capite che fra mangiare carne di maiale e misurare il bosco, lo spazio, in maiali, c'è un salto di qualità. E questo è un portato della civiltà barbarica che diventa, curiosamente, identitario anche del mondo cristiano, anche sul piano religioso. Perché? Perché evidentemente il maiale, essendo un prodotto, una risorsa alimentare esclusa dalle due altre grandi religioni che si confrontano nel Medioevo, cioè l'ebraismo e l'Islam, finisce per diventare occasionalmente, casualmente, identitario anche del mondo cristiano. E perché vi parlo di cristianesimo? Perché questi mesi a Ferrara e altrove si trovano nelle chiese, quindi un rapporto col cristianesimo lo devono avere. Poi ci torno sopra fra qualche minuto. Vorrei dire solo, per concludere questa parte, diciamo, introduttiva che vi sto proponendo, che se devo
pensare ai pilastri economici e culturali del sistema alimentare del Medioevo, le tre cose a cui devo pensare sono queste qui: pane, vino e maiale. Il pane e il vino come tributo e continuazione di una cultura che viene dalla classicità romana, il maiale come continuazione di un modello alimentare che è quello della foresta. E questo è tipicamente medievale, perché voglio dire, oggi se pensiamo al maiale non pensiamo alla foresta, nel Medioevo sì, al punto che pensare al maiale significa pensare alla foresta e viceversa, guardare la foresta significa pensare al maiale. Ora, i cicli dei mesi, di cui avete ampiamente parlato in queste settimane, quindi non sto a spiegarvi che cosa sono. Cicli dei mesi, cioè il senso della stagionalità, il senso del tempo circolare del lavoro, sono sempre organizzati, strutturalmente organizzati, attorno a questi tre comparti produttivi, attorno a questi tre nuclei ideologici, oltre che produttivi, a Ferrara come altrove. Ciclo del grano, ciclo della vite, ciclo dei maiali sono i tre nuclei principali di quello che vediamo nelle raffigurazioni di questi cicli dei mesi. Guardiamoli un attimo. Ciclo del grano. A Ferrara sarebbero teoricamente tre immagini, ma ne rimane una sola. Quindi le altre due ce le dobbiamo figurare virtualmente e come testimonianza vi propongo i cloni di queste immagini che sono quelli prodotti nella Pieve di Santa Maria d'Arezzo, che secondo gli storici dell'arte, per motivazione di carattere stilistico in cui io non entro, derivano direttamente da quelli di Ferrara, i quali a loro volta sono legati a modelli precedenti, quelli di Parma e di Cremona. Quindi, là dove manca Ferrara, io vi faccio vedere Arezzo. E cominciando con la prima di queste immagini, ciclo del grano, tre, dicevo, tre immagini. La prima è la semina manuale, questo è il mese di ottobre, raffigurato nella lunetta del portale d'ingresso della Pieve di Santa Maria a Arezzo, che ci assicurano gli studiosi è modellato su quello ferrarese che non esiste più. Il secondo di questi tre elementi figurativi, anche questo mancante a Ferrara e come vedete ridotto male anche ad Arezzo, è quello della mietitura, cioè dopo la semina, che è sempre raffigurata nel mese di ottobre, anche in altri cicli. Il momento è quello di mietere il grano che è cresciuto e di solito questa è un'attività che viene rappresentata nel mese di giugno con magari qualche variante. E ciò che viene di solito notato nell'iconografia di questa attività della mietitura è che il grano, a differenza di quello che accade oggi, viene mietuto molto alto per lasciare le stoppie lunghe, in modo che queste stoppie possano servire per gli animali o per fare o come cibo in parte oppure come letti per le stalle. Allora, questo tema delle stoppie lasciate in uso agli animali è anche importante dal punto di vista sociale, oltre che economico, perché significa che il sistema agrario medievale è individuale nel senso che i campi sono di proprietà o di possesso o di uso di qualcuno, ma poi c'è un momento in cui diventano di uso collettivo ed è quando i campi, che sono di solito recintati, dopo il raccolto, dopo la mietitura, vengono aperti e lasciati liberi all'uso degli animali, non solo del proprietario del fondo, ma anche degli altri proprietari o possessori o usufruttuari.
Questa dinamica della compresenza di ciò che ha a che fare con la proprietà e di ciò che ha a che fare con l'uso è tipica del mondo medievale e questa alternanza dei campi che sono un po' chiusi e un po' aperti è tipico di una cultura come quella medievale dove appunto l'uso spesso conta di più della proprietà. Il terzo elemento di questo ciclo del grano è finalmente ferrarese, per questo rimane, ed è il momento della trebbiatura. Trebbiatura che, come vediamo, come sapete d'altra parte, viene effettuata con i cavalli che pestano le spighe di grano sull'aia separando la stoppia dal seme. Baruffaldi, lo storico ferrarese del Settecento, che voi conoscete sicuramente meglio di me, e che spesso è uno diciamo, delle fonti con cui si possono ricostruire cose scomparse, ad esempio certe immagini dei mesi che non ci sono più, ma che Baruffaldi descrive in maniera molto analitica. A proposito di questa trebbiatura, scrive un modo di battere il grano con i cavalli nella maniera che sempre si è tenuta nel ferrarese. Beh, è un'immagine un po' localistica che in realtà non corrisponde così strettamente a un uso locale, non solo perché per esempio anche nelle immagini di Parma, di Cremona, c'è questo tipo di immagini, ma anche perché è un uso attestato in tanti luoghi nel Medioevo, quindi diciamo che Baruffaldi lo interpreta in maniera un po' locale, chiudendo un po' la sua ottica. L'alternativa alla battitura con i cavalli è il correggiato, cioè questo bastone doppio slegato che serviva manualmente a battere il grano sull'aia e a liberare i chicchi. Baruffaldi aveva un po' torto nel dire che si tratta di un uso ferrarese, però c'è anche qualcosa di vero in quello che lui diceva, nel senso che forse non è un caso che cicli dei mesi nell'area prossima al Po, come quelli di Ferrara, di Cremona, di Parma, abbiano questo tipo di immagine, nel senso che i cavalli, se c'era un luogo dove erano più importanti che altrove nell'Italia medievale, sicuramente era l'area lungo il Po, dove venivano usate anche per i trasporti, per tirare le imbarcazioni da riva. Quindi è ovvio che la presenza di cavalli poteva anche favorire il loro impiego in attività agricole. Quindi ho detto male di Baruffaldi, poi forse una piccola parte di ragione ce l'aveva anche lui. E questo, diciamo, sono le tre immagini, 3 su 12 vuol dire il 25%, che rappresentano questo ciclo del grano ideologicamente fondamentale. Ideologicamente fondamentale per produrre gli alimenti base dell'alimentazione quotidiana, a cominciare dal pane. Voglio dire, fra parentesi, poi cambio subito argomento. Non lontano da qui, tra Ferrara e Bologna, nel castello di Bentivoglio, c'è uno dei più straordinari cicli di raffigurazioni agricolo-alimentari che noi possediamo, tardo medievale, ed è il famoso ciclo del pane, perché è una serie di affreschi all'interno del castello dove vengono rappresentate le fasi di fabbricazione del pane. Dalla semina al raccolto, alla trebbiatura, alla macinatura, all'impasto, al pane che esce e viene mangiato, con addirittura una fase preliminare che è quella del disboscamento della terra per far posto ai campi di grano. È una cosa straordinaria, unica nel panorama iconografico medievale. Ce l'abbiamo qui a due passi e merita veramente di essere valorizzata. Ciclo della vite. Anche il ciclo della vite presenta tre immagini. La prima è questa ed è, lasciate stare le salsicce sulla destra,
che sono abusive, nel senso che sono la fine di un'altra raffigurazione, quella del mese di gennaio che guardiamo dopo, si vede questa freccia se faccio così? Ecco, da qui verso sinistra è la raffigurazione del mese di febbraio. Che cosa stia facendo il mese di febbraio non è chiarissimo, cioè alcuni lo interpretano come potatura della vite, presumibilmente della vite, perché è il tipo di potatura che si vede di più nelle raffigurazioni dei mesi, oppure, secondo un'altra interpretazione che ha dato la mia collega Paola Galetti, il taglio dei pali per fare il sostegno alla vite, che di solito nei secoli centrali del Medioevo è ancora a palo secco, cioè a un palo che sostiene le viti, e non invece come più tardi avviene già durante il Medioevo, ma poi soprattutto nell'età moderna, la vite ad alberello che viene organizzata su dei filari di alberi, e quello è il tipico paesaggio della mezzadria che verrà più tardi. Comunque, che si tratta, e mi sembra che a questo tipo di paesaggio si alluda la raffigurazione dei mesi del palazzo di Schifanoia, che non a caso è molto più tardo rispetto a questo. Che si tratti di potatura o che si tratti della preparazione dei pali, è comunque un'attività che ha a che fare con la vite. Poi il bottaio, purtroppo il bottaio ferrarese, a differenza di quello di Arezzo, non ha più in mano il martello, ma si tratta comunque di un personaggio che sta preparando una botte. La preparazione delle botti è un'attività che richiedeva grande competenza professionale. Fin dall'alto Medioevo noi troviamo menzione negli inventari delle grandi proprietà, per esempio nel famoso inventario di Santa Giulia di Brescia, di magistri, maestri, ad buttes facendum, maestri specializzati nella preparazione delle botti. Che significa la capacità di organizzare dei legni circolari, di chiuderli con dei cerchi di ferro, di operare con appunto appositi martelli perché l'operazione vada a buon fine, cioè è un'operazione molto delicata. Ed è un'operazione tipicamente medievale, perché la botte è un'invenzione medievale. Voi sapete, perché siete frequentatori di musei, che nell'antichità romana il vino si conserva nelle anfore. Nel Medioevo le anfore romane non esistono più, se non come reperto archeologico, e si cominciano a usare per conservare il vino le botti. La cosa curiosa è che nei documenti le botti vengono chiamate anfore. È una mescolanza fra l'antico e il moderno che può creare anche dei problemi interpretativi. Il nostro bottaio è a piedi nudi, ha la veste corta, entrambi attributi riferibili al mondo contadino, il contadino che lavora con i piedi scarsi, anche perché il mese di agosto è un mese piuttosto caldo. E con la veste corta. E con la veste corta, qui entrerei nella storia dell'abbigliamento che non è il mio forte, però una cosa è sempre da tenere presente, cioè che quando i personaggi hanno la veste corta vuol dire che stanno lavorando. Quando ha la veste lunga vuol dire che fanno un mestiere, un'attività che non prevede il lavoro. I signori hanno la veste lunga, i contadini hanno la veste corta. Sullo sfondo c'è un fico, ben rappresentato sia nelle foglie sia nei frutti. Immagino che di questo avrete già sentito parlare nella lezione precedente, ma comunque anch'io ci tornerò sopra un attimo, fra qualche minuto. La terza attività che riguarda la vite è la vendemmia, con questo contadino con la cuffia simile a quella che si trova anche nella rappresentazione dei mesi antelamici di Parma, con una cesta di vimini raffigurata in maniera sopraffina, poi
guardando per bene si trova anche una ranocchia sulla vite, cioè c'è una cura, diciamo, del dettaglio iconografico anche divertente. La cosa buffa è che il mitico Baruffaldi, quando parla della vendemmia, scrive: è una vendemmia di uomini che pigiano, perché aggrega la figura di agosto a quella di settembre e vede più persone e li interpreta tutti come persone che stanno pigiando l'uva. Considerazione sul pane l'abbiamo già fatta. Considerazioni dobbiamo fare anche sul vino, perché il vino è così importante nel Medioevo? Perché non solo nelle immagini, ma anche nei testi, le attenzioni che si riservano al vino sono così particolarizzate, così attente, al punto che il mio ex collega Antonio Ivampini scrisse una volta che il vino nel Medioevo è un prodotto di prima necessità e non un optional come oggi molti tendono a interpretarlo, perché il vino fa parte proprio del sistema alimentare, cioè è un fornitore di calorie innanzitutto, e di vino se ne bevono quantità enormi. E non si possono ovviamente fare numeri, perché l'uomo del Medioevo non esiste, l'uomo del Medioevo sono tanti uomini diversi, ognuno dei quali opera in condizioni diverse, fa parte di classi sociali diverse, quindi non c'è l'uomo con il vino, ci sono gli uomini che hanno rapporti diversi con il vino. Però tutte le volte che noi abbiamo a che fare con dati che ci permettono di tradurre in ipotetiche quantità questo consumo di vino, arriviamo a dei numeri sbalorditivi, che possono essere 3, 4, 5, 6 litri al giorno, a testa, compresi vecchi e bambini. Vabbè che vecchi nel Medioevo erano pochi perché morivano prima, ma non per colpa del vino. In ogni caso è un alimento che viene ritenuto essenziale proprio dal punto di vista che oggi definiremmo calorico, ma questo è stato vero fino al secolo scorso. Poi il vino è fondamentale come elemento di socialità, è l'unico elemento di socialità alimentare, nel senso del bere, non parlo del pane o del salame, che hanno gli uomini del Medioevo. Cioè, provate a escludere dalla condivisione quotidiana tutti gli alcolici, che sono invenzioni del tardo Medioevo e dell'età, gli altri, anche i super alcolici. Provate a togliere tutti i soft drinks, dalla Coca-Cola allo spritz, a tutte quelle cose lì. E in realtà rimane solo il vino, oltre all'acqua. Ma l'acqua è vista con grande sospetto per dei pregiudizi che sono probabilmente fondati. Cioè, l'acqua nel Medioevo non è una bevanda così ovvia come sembra a noi oggi. Noi oggi abbiamo un modo di dire facile come bere un bicchiere d'acqua. È una frase, un modo di dire tipicamente moderno che nessun uomo del Medioevo avrebbe pronunciato, perché bere un bicchiere d'acqua è difficile, se per acqua intendiamo un liquido igienicamente sicuro, non corrotto, non colpito da tutte quelle, diciamo, problematiche che può avere l'acqua. Ecco, a volte mi figuro, quando pensiamo al rapporto fra il Medioevo e l'acqua, dobbiamo pensare a quello che succede a noi quando andiamo a fare dei viaggi esotici in paesi che ci dicono la prima cosa, prima regola, non bere acqua, che non sia imbottigliata. Perché sennò l'acqua può essere portatrice di infezioni. Ovviamente l'acqua in bottiglia oggi è divenuta politicamente scorretta, io la bevo solo perché è qui, però bisogna eliminarla anche da questo tavolo, bisogna mettere una brocca. È comunque un oggetto che nel Medioevo non esiste e nei confronti dell'acqua c'è una grande diffidenza. Quindi l'acqua si beve, sì, perché bisogna bere, bisogna dissetarsi, ma
regolarmente mescolato con il vino. Quindi questo incrocio tra l'acqua e il vino è un incrocio di liquidi normale nel Medioevo, che dà al vino una straordinaria valore anche come sanificatore, come igienizzatore dell'acqua in qualche modo. I medici hanno l'idea che appunto mescolare il vino all'acqua renda l'acqua più potabile, viceversa l'acqua rende più leggero il vino, quindi consente di berne una maggiore quantità. È per questo che i consumi di vino sono così alti, sia tra i cittadini, sia tra i contadini, sia nei monasteri. Ci sono storie bellissime sul vino e i monaci nella geografia medievale, cioè nelle vite dei santi. Quando ci sono dei monaci particolarmente rigorosi che vogliono escludere il vino come strumento di ebbrezza, di piacere, di sessualità, di tutto quello che volete, dalla propria mensa, lo fanno, poi dopo un po' di mesi cominciano a ammalarsi e allora capiscono che con modestia e con moderazione il vino bisogna che comunque se lo tenga. Va bene. Ho parlato di un discorso igienico, ma anche la terapia nei testi medici medievali ha spesso come oggetto, come soggetto, come protagonista il vino. Per non parlare della dimensione sacrale, che è pure importante. È vero che a messa non è che si bevano litri di vino, però ogni messa richiede vino. E tenete presente che nel Medioevo, fino al XIII secolo, tutti i fedeli bevono vino, non solo il sacerdote. Quindi, diciamo che anche questo aspetto non è secondario nel farci capire come mai gli uomini del Medioevo siano, gli uomini del Medioevo cristiano, europeo, siano ossessionati dalla produzione del vino, e quindi ovunque si cerca di produrre vino, e se non si riesce a produrlo, lo si compra. Voi mi direte, ma la birra? C'è anche quella. In certi paesi, in certi climi, in certe tradizioni alimentari c'è anche la birra, ma la birra non sfonda nei paesi del vino. Oggi ha sfondato, ma nel Medioevo era il vino a sfondare nei paesi della birra. Cioè, quando i bevitori di birra incontravano il vino, perdevano la testa. Ed è il vino l'elemento di socialità, l'elemento dell'ospitalità, l'elemento della festa, eccetera. Diciamo che l'importanza del vino, sia come produzione, sia anche come elemento di mercato, come prodotto commerciale, noi lo troviamo anche nelle città, anche negli statuti cittadini. Introduco questo tema che è importante, su cui torno fra qualche minuto, perché gli statuti cittadini si preoccupano molto di indirizzare l'esportazione di vino e l'importazione di vino, cioè di costruire delle regole per il controllo di questo prodotto. Se vogliamo, c'è anche l'acqua nei mesi ferraresi, ed è questa brocca che tiene in mano Giano Bifronte, cioè il simbolo del passaggio dell'anno, no? Il Bifronte che guarda indietro e guarda in avanti. È il mese di gennaio, ma qui la brocca d'acqua è semplicemente un'allusione al segno zodiacale dell'acquario. Quindi non ci dice niente sugli usi alimentari medievali, a meno che non lo immaginiamo ripieno un po' di acqua e un po' di vino. A questo punto però il segno zodiacale sarebbe un po' in difficoltà. Punto 3. Il ciclo del maiale. Il ciclo del maiale nella serie dei mesi di Ferrara conosce due rappresentazioni. Una è quella dell'uccisione del maiale e una è quella della preparazione delle salsicce, degli insaccati, dei salumi. Qualche anno fa, qualche decennio fa, quando io e Marina Baruzzi facemmo una mostra rimasta nella memoria di molti, intitolata Porci e Porcari nel Medioevo,
che fu realizzata per la prima volta al Museo della Civiltà Contadina di San Marino di Bentivoglio, i cicli dei mesi furono le principali fonti di raffigurazione di questa cultura del maiale nel Medioevo. E è molto facile accorgersi che mescolando insieme iconografia di cicli dei mesi diversi si mettono insieme le fotografie di tutti i momenti di questo ciclo, quindi c'è il momento dell'allevamento del maiale sotto le querce con i porcari che scuotono gli alberi e si arriva fino al momento della uccisione, fino al momento della preparazione degli insaccati e qualche volta anche fino alla tavola, perché compaiono delle teste di maiale sulla tavola di un signore che sta mangiando. Ecco, quindi è un ciclo molto rappresentato, quello del maiale nelle raffigurazioni dei mesi medievali. E questo episodio della macellazione a Ferrara non esiste più, ma questo è il suo clone nella pieve di Santa Maria ad Arezzo, con l'atto di colpire la vena giugulare dell'animale per dissanguarlo immediatamente, operazione che potrebbe avere tanti significati. Uno è quello di dissanguarlo, appunto, secondo una tradizione di macellazione che era in origine quella ebraica, poi è diventata quella islamica, poi nell'alto medioevo era anche quella cristiana, ma in quest'epoca qui non funziona più con lo stesso significato, cioè di eliminare il sangue dell'animale, perché poi, come insegnano i testi di cucina del 2-300, il sangue dell'animale viene riutilizzato per preparare vari tipi di dolci, anche gli insaccati, cioè è una cosa che viene mangiata in questa epoca. Se avessimo trovato questa, per ipotesi, no? Un discorso puramente teorico, se avessimo trovato una scena del genere in un calendario del V secolo, sicuramente sarebbe stato un gesto sacrificale per dissanguare l'animale e escludere il sangue dal consumo. Qui il discorso è diverso. E solo questo per quello che riguarda l'uccisione e poi salumi e cucina. E qui è la stessa immagine di prima, febbraio, che però adesso vi propongo di guardare dalla parte destra, cioè quella che da qui in là contiene tutta una serie di salsicce, salumi appesi e poi sotto un calderone messo sul fuoco, cioè questa catasta di legno, e che fa parte concettualmente del mese di gennaio, cioè di quel Giano Bifronte che abbiamo visto prima. Ora, questo pezzo qui di Giano Bifronte ve l'ho inserito, quello della brocca per intendersi, no? Ve l'ho reinserito perché dietro alla figura del Giano Bifronte c'è appesa alla parete questo oggetto che è il coperchio di questa pentola. Quindi per fare cucina nel Medioevo si usa il fuoco, non i fornelli a gas, questo lo sapete. Quello che forse non abbiamo consapevolezza è che i fornelli a gas sono un portato del Novecento che ancora Pellegrino Artusi alla fine dell'Ottocento cucinava in questo modo qui, cioè accendendo il fuoco, il che implica delle conoscenze, dei saperi, delle manualità, delle tecnologie molto raffinate, cioè la gestione del fuoco è dal punto di vista di un cuoco medievale il problema principale, cioè tenere il fuoco a giusta temperatura è molto più complicato che tenere un fornello a gas a giusta temperatura. Un'altra osservazione che vorrei fare partendo da questa immagine è l'importanza di tutto quello che sta appeso qua dietro, cioè salumi, salsicce e compagnia. Perché lo voglio sottolineare? Perché noi stiamo osservando un ciclo dei mesi
cioè un ciclo di immagini che rappresentano il susseguirsi della temporalità e della stagionalità da un mese all'altro. Ma questa scena qui ci fa capire che c'è qualcosa di diverso, che esiste nelle pratiche alimentari dell'uomo una stagionalità artificiale che è quella del cibo conservato. Perché questo cibo conservato qui va bene, lo facciamo d'inverno, però ce lo portiamo dietro tutto l'anno. E la conservazione del cibo, con l'uso del sale principalmente, per questo si chiamano salumi, consente di realizzare qualcosa che è una sorta di sfida alla stagionalità. Questo è un tema, secondo me, molto importante per capire la cultura alimentare del Medioevo, cioè è ovvio che è una cultura alimentare che va al passo con le stagioni, col ciclo di questo, col ciclo di quell'altro, però non è tutto così idillico come ce lo rappresentano le cronache contemporanee. No? Stare al passo con le stagioni, con la frutta, con le verdure, con i cibi che arrivano, è bello, è piacevole, ma è anche rischioso. Ora, quello che noi oggi facciamo con i frigoriferi, cioè bloccare, o con addirittura con i refrigeratori, bloccare la stagionalità e usarla nel momento che ci viene più comoda, nel Medioevo, come prima, come dopo, fino all'Ottocento, lo si faceva attraverso le pratiche di conservazione, a cominciare da quelle del sale che consente di conservare la carne. Quindi è una sorta di tempo artificiale, la cui presenza qui è molto interessante proprio perché consente di scalzare questa meccanicità del ritmo dei mesi, del ritmo delle stagioni. Calabrini, l'altro storico delle cose ferraresi di inizio Settecento, che assieme a Baruffaldi rappresenta una fonte straordinaria per la ricostruzione di ciò che non esiste più, non so per quale motivo, immagina che dentro a quella caldaia lì si faccia una tortellorum coxio, cioè una cottura di tortelle. Perché lo dica lo ignoro. Ma evidentemente lo dice perché i tortelli fanno parte della sua cultura. Facevano parte anche della cultura medievale, è vero, ma che lì dentro ci siano dei tortelli, francamente, mi sembra abbastanza improbabile. Comunque è un tema divertente. È divertente vedere che ognuno legge le cose che sono sue proprie, no? Ognuno vede quello che vuole vedere, quello che la sua cultura gli fa vedere. Nel nostro ciclo dei mesi, altre allusioni a contesti naturali, ma che solo indirettamente hanno a che fare con il tema alimentare, sono quelli del mese di marzo e del mese di aprile, che rappresentano uno, il vento, marzo che suona nel corno, che è un'iconografia che deriva direttamente dall'antichità romana, e l'altro, i fiori, cioè questo aprile, un po' coronato con un serto di fiori in testa e un ramoscello fiorito nelle mani. Questi qui hanno l'abito corto, quindi rientrano nel genere contadino, però diciamo che quando si fanno cose che non sono veramente lavoro, come questi, che raccolgono fiori e soffiano nel corno, il tono complessivo dell'immagine tende ad assumere una valenza più signorile. Adesso la dico così, poi dopo magari riprendiamo l'argomento. Altre immagini di frutti che si trovano nel ciclo di Ferrara sono quelli che abbiamo già visto prima, i fichi che stanno dietro alla botte del vino che sta preparando questo artigiano, a cui possiamo aggiungere, come fanno tutti gli storici dell'arte, alcuni aspetti di questo che è un segno zodiacale in realtà, non un mese, perché nel ciclo di Ferrara, come in altri cicli dei mesi, c'è una compenetrazione, una sovrapposizione fra
i 12 mesi e i 12 segni dello zodiaco. Questo, pur essendo molto messo male, è uno dei due gemelli, cioè il segno dei gemelli, e sta raccogliendo ciliegie. Ci fidiamo perché è stato letto così in maniera molto attenta, mentre non dobbiamo fidarci, ma vedere con i nostri occhi, quell'altro gemello che sta salendo su un pero e ovviamente sta andando a raccogliere le pere. Una sola osservazione: quando parliamo di frutta, ciliegie, pere, eccetera, a questa altezza cronologica, cioè stiamo parlando del XIII secolo, stiamo parlando di un'attività non contadina, cioè contadina perché fa parte del lavoro dei campi e del paesaggio agrario, ma non contadina dal punto di vista alimentare, perché nella letteratura di questi secoli la frutta è sempre collegata con la golosità signorile. Cioè sono i signori golosi di frutta, sono i signori golosi di pere, di mele, di ciliegie e di pesche e così via. Perché? Perché questi sono frutti deperibili. Allora, se ricordate quello che dicevo un attimo fa sull'importanza della conservazione come base della sicurezza contadina rispetto al cibo, capite che il tema dell'effimero, di quello che nasce e poi dopo 10 giorni marcisce, è legato a un modello alimentare che non dà sicurezza, dà gioia, dà piacere, dà gusto, ma non dà sicurezza. E questo è, secondo me, il motivo principale per cui il tema della frutta nella letteratura medievale è legato a una cultura più signorile che contadina. Nelle raffigurazioni dei mesi dello zodiaco ci sono altre immagini che però non vi faccio vedere, perché alcune esistono ma alcune non esistono più, che i nostri amici ferraresi del XVIII secolo, Baruffaldi e Scalabrini, vedono interpretando, sovrinterpretando certe immagini. Per esempio Baruffaldi vede il segno del toro e dice è un mercato di armenti, oppure vede il segno dell'ariete e dice è un tosar pecore, cioè riconduce le immagini dello zodiaco a delle attività economiche tipiche del mondo cittadino, il mercato degli animali, il mercato della lana, eccetera. Scalabrini, quando vede i pesci, il segno dei pesci, dice pesca, piscazio. Quando vede forse il corno di marzo che abbiamo visto prima, dice venazio, caccia, eccetera, eccetera. Poi il sagittario con la freccia, ma sono tutte in realtà invenzioni. Torniamo ai mesi e a quello in cui il lavoro lascia posto alla guerra, ed è, come sapete, il mese di maggio. Il mese di maggio, dove c'è un cavaliere montato a cavallo con uno scudo, ed è una sorta di intrusione signorile nel mondo contadino. A proposito di questo, vi vorrei fare alcune osservazioni. Nella raffigurazione del mese di maggio, che è conservata a Parma, cioè quella antenamica, il cavaliere ha in mano un falcetto, ed è come se l'artista avesse cercato di costruire una contaminazione fra il mondo signorile e il mondo contadino, il mondo del lavoro e il mondo della guerra. E questa io non ve la so spiegare meglio di così, però penso che questa immagine, cioè quella di Ferrara, sia molto più coerente con la cultura dei secoli centrali del Medioevo di cui stiamo parlando. Sia più coerente perché l'ideologia sociale di questi secoli separa in maniera molto rigida, molto netta, il mondo del lavoro, i laboratores,
dal mondo della guerra, i bellatores, lo schema della società tripartita che si sviluppa proprio nei secoli centrali del Medioevo, tra XI e XIII secolo, immagina la società divisa in tre ordines, quello dei guerrieri, quello dei contadini e quello dei sacerdoti. E sono tre ordines fra cui non c'è contaminazione possibile, sono tre ordini che si immaginano voluti da Dio, separati, e se ognuno sta al suo posto tutto funziona. E quindi, secondo me, è molto più corretta dal punto di vista, diciamo, del politically correct, un'immagine come quella di Ferrara, che qui vediamo nella parte anteriore e qui invece nella parte posteriore, dove dovrebbe esserci l'altro elemento caratteristico del guerriero, e cioè la lancia, che non c'è più. Non c'è più, ma la troviamo però a Arezzo, dove si vede lo scudo nella parte sinistra e la lancia che si intravede qui, ma è molto chiara, nella parte destra. Ora, questa è proprio la distinzione fra il mondo del lavoro e il mondo della guerra, lo ripeto, perché è un tema molto importante. Gli altri, cioè gli oratores, i sacerdoti, coloro che pregano, dove sono? Gli altri sono lì, sono le chiese che ospitano queste immagini, ma non sono presenti nelle immagini. Ora, a questo proposito, io vorrei fare alcune considerazioni. Quando si leggono le pagine che gli storici hanno dedicato al tema iconografico delle serie dei mesi, che sono quasi sempre rappresentate nelle chiese, quasi sempre, ma attenzione a questo quasi, si insiste molto sulle argomentazioni di tipo teologico, cioè sul contesto sacro, religioso, teologico appunto, in cui si inserisce il tema del lavoro. Vi faccio solo un esempio, tre righe tratte da un articolo di Chiara Frugoni sull'iconografia dei mesi. Con il trionfo del cristianesimo il tempo diventa religioso, legato a un ciclo liturgico che ritorna immutato e appartiene alla Chiesa e che scandisce con il ritmo delle feste lungo l'anno e delle campane lungo la giornata il seguito del lavoro e del riposo. Cioè, questa appropriazione del tempo da parte della Chiesa va bene, da un punto di vista ideologico possiamo anche ammettere che funzioni, però io ho l'impressione che queste letture di tipo teologico siano un po' sovraesposte rispetto a quello che questi testi nel senso di figure ci mostrano, perché nel contenuto questi sono soggetti profondamente laici, sono profondamente profani, cioè quello che abbiamo di fronte sono rappresentazioni figurative molto realistiche di cose che riguardano il lavoro e marginalmente la guerra, perché i guerrieri sono pochi, i contadini sono tanti. Allora, ovviamente tutto ciò si può inserire in un discorso teologico, è chiaro. Però queste raffigurazioni dei mesi non sono esclusivamente in edifici religiosi, chiese o addirittura chiese cattedrali, come è tipico dell'Italia. Compaiono anche, per esempio, in edifici civili. Due esempi: la Fontana Maggiore nella piazza di Perugia, il Broletto di Brescia, cioè edifici civili. Allora, a me sembra che la cifra dominante di tutto questo non sia la Chiesa, ma sia la città, che ovviamente contiene anche la Chiesa come potere ecclesiastico. Però è uno spostamento di prospettiva che secondo me cambia un po' le cose. Cioè, la dimensione cittadina di una città che rappresenta anche il suo territorio come facente parte della propria identità. Il suo territorio, cioè la campagna, cioè quello che nell'Italia comunale,
questa è l'Italia comunale, si comincia a chiamare contado. Ora, la parola contado, secondo me, è una di quelle parole che ci spiegano molte cose. Contado è, non è la campagna, contado. Contado è la campagna dominata dalla città, la campagna che fa parte dell'area, del territorio di dominio del potere cittadino, che sia poi ecclesiastico, civile, secondo me è secondario. E pensate alla parola contadino. La parola contadino nell'italiano medievale, che è quello che produce questa parola, significa l'abitante del territorio rurale che fa capo alla città. Cioè la parola contadino ha un significato cittadino. Il contadino esiste come parola, ma anche come realtà, come progetto, in funzione della città. Ora, io rifletto sempre sul fatto che questo è tipico dell'Italia. Pensate che, per esempio, nella lingua francese, paysan, il contadino, vuol dire l'abitante del pays, cioè l'abitante della campagna. Nella lingua inglese, farmer vuol dire colui che lavora una farm, cioè un'azienda agricola. Nella lingua spagnola, campesino vuol dire colui che lavora il campo, cioè la campagna. Cioè è sempre un riferimento rurale sotto queste parole. Addirittura nella lingua tedesca, Bauer è colui che costruisce, colui che fa nascere, colui che crea, cioè che crea nel senso del lavoro agricolo, che produce piante, che produce beni, che produce cibo. Bauer è colui che produce. Ecco, a me sembra molto importante sottolineare che nella lingua italiana che si produce a cominciare dal Medioevo, il concetto di contadino esiste solo in funzione della città, cioè è un progetto di dominio. Ed è una contrapposizione piuttosto dura quella fra cittadini e contadini, una contrapposizione dura che produce anche sul piano letterario effetti come la nascita di un genere vero e proprio, che è quello della satira del villano, dove il contadino viene descritto come bestiale, come animalesco, come stupido, come ignorante, come ladro, cioè tutto un insieme di attributi negativi. Allora, quando penso a queste cose, mi nascono forti dubbi sull'interpretazione di fondo che storici e storici dell'arte propongono quando interpretano queste immagini. Cioè questo tipo di immagini all'interno dei cicli dei mesi vengono lette abitualmente sia dagli storici sia dagli storici dell'arte come testimonianza della valorizzazione del lavoro contadino. Cioè valorizzazione del lavoro contadino che sarebbe stato prima deprezzato, eccetera, eccetera, che a un certo momento invece viene esaltato. Questa è l'interpretazione anche di grandi studiosi come Jacques Le Goff. La stessa ideologia dei tre ordines a cui facevo cenno prima viene letta da Le Goff come un modo per valorizzare il lavoro contadino, per dargli un posto nell'universo dell'umanità. E per restare agli storici dell'arte, cioè questo diciamo che è una lettura che viene quasi data per ovvia. La stessa Frugoni che citavo prima, quando parla di questo, dice: la raffigurazione dei mesi rappresenta la promozione sociale della casta contadina. E per scendere a una citazione che riguarda direttamente Ferrara, Guido Tigler, che ha scritto dei testi molto importanti su questi mesi di Ferrara, scrive: probabilmente la fortuna incontrata nella prima metà del 200 dall'iconografia dei mesi in portali dell'Italia del nord e del centro si spiega con la rivalutazione del lavoro manuale da parte del populus, il ceto borghese emergente che stava prendendo il potere nei comuni. Si può dunque ipotizzare, conclude Tigler,
che la committenza stessa delle sculture con i mesi fosse, fra virgolette, popolare, cioè una committenza, come dicevo prima, più cittadina che ecclesiastica, cioè è la città che raffigura il lavoro contadino perché è funzionale al lavoro all'esistenza e al funzionamento della vita in città. Sempre a proposito di Ferrara, ho letto nei saggi che riguardano le formelle dei mesi, che queste formelle, questo lo sanno tutti, però erano originariamente sistemate nel fianco sud della cattedrale, cioè quella che una volta era chiamata la Porta dei Pellegrini, che si apriva sulla Piazza del Mercato, un luogo dove nel 1173 furono esposti gli statuti cittadini, cioè il testo chiave dell'identità cittadina, un luogo identitario per eccellenza della comunità urbana, luogo, come ha scritto Giovanni Sassu, privilegiato della Ferrara medievale, deputato al mercato e allo svolgimento di molte delle attività economiche della città. Per cui il portico che fiancheggia ancora oggi la cattedrale ospitava, oltre che le figure dei mesi, tutta una serie di banchi di vendita, fissi o ambulanti, eccetera. Cioè, allora, io mi chiedo, io mi interrogo su una cosa: questa committenza cittadina, questa presenza non solo in edifici ecclesiastici ma anche in edifici civili di queste figurazioni dei mesi, può anche darsi che possiamo definirla come valorizzazione del lavoro contadino, ma a vantaggio di chi? La risposta è molto chiara: a vantaggio dei cittadini, che attraverso i loro statuti in tutte le città italiane dell'epoca si preoccupano di controllare il lavoro dei contadini, perché i contadini paghino le decime alla Chiesa, perché i contadini paghino ai loro proprietari la parte dovuta, perché lavorino nel modo dovuto, perché si comportino, come si legge in certi statuti dell'Italia centro-settentrionale di quest'epoca, sicut bonus laborator, che si comportino da bravi contadini. Ma cosa vuol dire che si comportino da bravi cittadini? Vuol dire non che uno fa il meglio di quello che può fare, vuol dire che fa esattamente quello che i proprietari gli chiedono, quelli che i padroni delle terre gli impongono di fare, cioè arare le terre un certo numero di volte, comportarsi in un certo modo, eccetera. Allora, voglio dire, non sto negando che tutto questo si inserisca in un processo complessivo di valorizzazione del lavoro contadino, però vorrei precisare che questa valorizzazione è pensata a uso e consumo della città, e i contadini sono funzione della città, sono personaggi che devono lavorare per i cittadini facendo bene le loro cose, come una sorta di funzionari urbani, funzionari pubblici. Pensate che addirittura, questa è veramente grossa, negli statuti ravennati del basso medioevo esiste un giuramento, un sacramentum rusticorum, cioè un sacramento, un giuramento che i rustici del contado devono fare al podestà della città, dove loro si impegnano come una sorta di ufficiali pubblici a fare tutti i lavori che debbono fare nel modo dovuto, e il modo dovuto è quello scritto nei contratti agrari, cioè quello che i proprietari cittadini privatamente impongono ai contadini e che gli statuti pubblici della stessa città controllano. Io non voglio disegnare un quadro troppo fosco della situazione, però fra l'interpretazione di Le Goff, con tutte quelle altre cose che seguono, che vede nella figura dei laboratores dello schema tripartito personaggi valorizzati finalmente nella loro attività, e al contrario l'interpretazione di Duby, da cui non casualmente sono partito, il quale dice sì, vabbè, però lo scopo principale di questo schema della società tripartita è di tenere buoni i laboratores e di spiegargli che devono far bene il loro lavoro e starsene buoni zitti. Cioè,
non è una, cioè è una ideologia di ordine sociale, in sostanza, che prevede che ognuno se ne stia al suo posto. Ecco, fra queste due opzioni, fra queste due scelte interpretative, io personalmente mi sento più vicino a quella di Lupin. Dopodiché, vado a chiudere perché mi dicono che alle ore 19 ci cacciano via brutalmente e voglio finire con l'unica, unica immagine veramente contadina, 100% doc contadina di questo ciclo dei mesi, che è la raccolta delle rape. Perché è l'unica immagine veramente contadina? Perché la cultura dell'orto è una cultura contadina che sfugge al cittadino. Perché nel Medioevo, adesso faccio un discorso un po' generico, l'orto è percepito come una sorta di appendice della casa a uso esclusivo di chi abita quella casa. Quindi l'orto è del contadino. Sull'orto non ci sono canoni fondiari. L'orto è esente da canoni, da tasse. L'orto è, come mi è capitato di dire qualche giorno fa in un'altra occasione, l'orto è come il frigorifero per noi oggi, è la dispensa sempre pronta da cui raccogliere cibi stagionali, che ci sono sempre tutto l'anno perché l'orto è molto concimato, a differenza di tutto il resto, quindi produce tantissimo. E produce molto perché questi orti sono grandi ed è una realtà che nei documenti scritti spesso ci sfugge, perché i documenti scritti sono espressione del potere signorile sui contadini, del potere cittadino sui contadini. Quindi quando si parla dell'orto non si sta tanto a descrivere quello che il contadino fa nell'orto, sono affari suoi. Magari si precisa che l'orto non paga dazio, non paga canone, non paga niente. Però al di là di questo non ne sappiamo nulla, perché è la vita privata del contadino. E le rape in letteratura nel Medioevo sono raffigurate come il cibo tipico dei contadini, assieme alle cipolle, assieme ai cavoli, cioè assieme a tutto quel verdurame che fortunatamente per i nostri contadini sfugge alle richieste padronali. È per questo che definisco questa immagine la quintessenza del mondo contadino. E è un tema abbastanza singolare che non si trova molto spesso nelle raffigurazioni dei mesi, e però è un tema che appare nelle raffigurazioni dei mesi di questa famiglia, perché compare a Parma. Questo è un raccoglitore di rape nella raffigurazione che ne fa Antela, diciamo, battistero di Parma, e compare ovviamente a Santa Maria di Arezzo, alla Pieve, perché questo è copiato da Ferrara. Quindi qui poi l'immagine è ancora più bella perché si vedono le rape non solo in tutta la loro forma, ma con i suoi colori. E quindi su questa, diciamo, rappresentazione che è veramente contadina, io chiuderei la mia chiacchierata e vi ringrazio molto dell'attenzione.